Il progetto iniziato nel mese di settembre ha riguardato l'RSA di Teranova Bracciolini. La finalità era quella ovviamente di assistere gli anziani che sono presenti nell'RSA per quanto riguarda in particolar modo l'igiene dentale, perché a volte sembra un aspetto trascurabile, ma non lo è assolutamente, perché un'adeguata prevenzione permette poi di non far ingenerare malattie ben peggiori che possono scaturire per l'appunto da una cura non adeguata. E sappiamo che quando le persone si trovano in uno stato di fragilità, per l'avanzare dell'età, ma in particolar modo purtroppo anche per delle malattie, è uno degli aspetti che si rischia se no di curare meno. E invece, grazie a questa collaborazione che c'è stata con l'ASL, specialisti dell'ASL si sono occupati per l'appunto dell'igiene dentale, della prevenzione orale, della diagnostica per tutte le persone assistite alla RSA. Questo è utile, sicuramente abbiamo visto perché ci è stato rendicontato quali sono i risultati, li abbiamo seguiti, è utile sia da un punto di vista di salute, ovviamente è il riflesso più diretto, ma anche da un punto di vista di morale e di qualità della permanenza all'interno della RSA, perché quando le persone per l'appunto si trovano in una condizione di fragilità, essere accudite, sostenute, supportate nei diversi aspetti è sicuramente un elemento positivo. Quindi ecco, siamo molto soddisfatti e come Presidente della Conferenza dei Sindaci, in collaborazione con i miei colleghi, ora l'intento è quello di estendere quello che si è svolto sperimentalmente nell'RSA di Teranova anche alle altre RSA del Val d'Arno, perché è giusto ovviamente che ciascuno riceva lo stesso servizio. Credo che sia stata un'esperienza estremamente positiva. Fra l'altro ora c'è un'azione anche rivolta verso le scuole di sensibilizzazione, perché è un tema importante per gli anziani, per gli adulti, ma è un tema importante anche per i più giovani, quindi stiamo agendo anche in tal senso.